Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo workshop su longevità e benessere, il ruolo dell'alimentazione. È la conclusione di questi due giorni intensi di attività, di scambi di idee, di riflessioni. Credo che il tema che è stato scelto per questo workshop è quanto mai appropriato per concludere questa maratona di due giorni che ha arricchito un po' tutti quanti noi. Longevità e benessere, ecco. Andiamo proprio al cuore delle aspirazioni dell'uomo, vivere il più possibile a lungo e vivere in buona salute. Sappiamo che grossi passi avanti sono stati fatti negli ultimi anni in questa direzione, sappiamo che oggi viviamo mediamente più a lungo dei nostri genitori, purtroppo però sappiamo che con l'allungarsi della vita ci sono malattie che diventano sempre più frequenti, sempre più comuni e possono compromettere la qualità di vita che in qualche modo si è guadagnato nel riuscire ad espandere l'aspettativa di vita. Quindi desiderio di tutti quanti noi è di vivere più a lungo, ma di riuscire a evitare poi che questa vita più lunga sia afflitta da malanni, malattie, disturbi che possono poi appunto incidere sulla qualità di vita. È possibile tutto ciò? Siamo in grado di chiudere questo cerchio e riuscire ad avere una vita lunga ma anche una vita sana? È una delle domande che noi ci poniamo in questa tavola rotonda. Certamente lo stile di vita in quest'ambito può avere un ruolo importante. Nessuno di noi immagina di riuscire a combattere le malattie che sono più frequenti nell'età avanzata utilizzando a tutto spiano farmaci che potrebbero essi stessi con i loro effetti collaterali o incidere sui costi e sulla stessa qualità di vita. Quindi noi dobbiamo sicuramente fare affidamento a quelli che sono gli aspetti che riguardano l'alimentazione e proprio per riuscire attraverso l'alimentazione in generale, lo stile di vita, a migliorare la nostra aspettativa di vita. Abbiamo un panel di esperti che spaziano nell'ambito delle diverse discipline che sono attinenti a questa problematica, ma io prima di tutto vorrei dare la parola al professore Umberto Veronesi, che è sicuramente uno dei maggiori esperti su questa tematica, che ha potuto studiare a lungo nei suoi studi all'Istituto Europeo di Oncologia, ma che all'interno del Barilla Center for Food and Nutrition ha potuto collaborare con me e con gli altri esperti anche alla elaborazione di questa monografia, Longevità e benessere, il ruolo dell'alimentazione, che con l'aiuto di European House Ambrosetti è stata prodotta proprio per cercare di raccogliere in maniera aggiornata quelle che sono le informazioni su questa tematica complessa ma affascinante. Quindi io senz'altro do la parola al professore Veronesi per introdurre questa tavola rotonda.